Nichetti regista e Nichetti attore. Una coppia impossibile? Cosa pensi di Nichetti attore? Bravo ragazzo, si impegna. Cosa pensi di Nichetti regista? Bravo, bravo, molto bravo. Si impegna nel lavoro? Sì, sì. Devo dire, è abbastanza instancabile. Sì, sì, sì. È sempre sul set prima di tutti, arriva anche prima di me. Riesci a dialogare con lui? Quasi mai. No, no. Ma di solito ci capiamo con uno sguardo. Si arrabbia? Si deprime qualche volta. Sempre, sempre, sempre nervoso. Da quanto tempo collabori con lui? Parecchio. Da una vita. Sei stufo di lavorarci insieme? Un po'. Abbastanza, abbastanza. Appena posso vado a fare un film con qualcun altro. Faresti un film con un altro attore? Beh, l'ho già fatto, qualche volta l'ho tradito. Faresti un film con un altro regista? Fa sempre film muti, film dove devo dire poche cose. Allora, a me piace parlare nella vita, allora se voglio parlare devo andare a fare i film con altri registi. Cosa dice la critica di lui? Ma lo ignora completamente, perché di solito parla dello sceneggiatore, del regista, dell'autore, l'attore proprio come se non l'avesse mai fatto. Di lui sempre troppo, perché di me non parlano mai. Parlano sempre del regista, dell'autore, dello sceneggiatore, ma insomma la faccia di quello che va in scena, sarà utile, no? Niente, l'attore, guarda, lui ha vinto premi come regia, ha vinto premi come miglior film, ha vinto premi come miglior sceneggiatore. Premi come attore non ce ne hanno dati mai. Lo manderesti qualche volta a quel paese? Sì, come no. Ma l'ho mandato anche, lui non lo sa, ma dentro di me molte volte lui e le sue sceneggiature. Qual è il più bel ricordo insieme? Ma forse Ladri di saponette, perché io ho cercato con tutte le mie forze di non farglielo fare. Forse il primo film, perché tutti e due eravamo alle prime armi e è stata una bella sorpresa. Avete mai avuto un amore in comune? Sì, quasi sempre. Sì, sì. Amori, tanti, sempre insieme. Avete mai avuto una donna in comune? Sempre. Se fosse qui, cosa direbbe di te? Lui cosa direbbe di me? Guarda, non lo so perché è una linguaccia, per cui so che avrebbe da dire, non gli va mai bene niente. Lui, guarda, parla sempre, guarda, sto zitto, tanto so che parla lui in questo momento. Ma che intervista è questa poi? Tanto per sapere l'uso che se ne fa.